Questa volta ci allineiamo per migliorare l'accordo di Do minore. È un accordo che è il barré e cercheremo di affrontare questa difficoltà del barré gradualmente. Infatti la prima posizione sarà senza barré e soltanto alla fine metteremo il barré per suonare l'accordo di Do minore. Intanto faccio prima ascoltare di che cosa si tratta. E ho terminato con l'accordo di Do minore. Vediamo come posizionare la mano sinistra. Abbiamo questo accordo di Do minore fatto sulle corde interne e quindi non c'è bisogno di mettere il barré. Infatti abbiamo il dito 1 sul terzo tasto della quinta corda, il dito 3 sul quinto tasto della quarta, il dito 4 sul quinto tasto della terza e il dito 2 sul quarto tasto della seconda corda. Questa è la posizione della mano sinistra, senza suonare la prima corda, quindi corde interne. Le corde esterne, come sappiamo, sono il Mi cantino e il Mi basso. Con la mano destra facciamo questo tipo di arpeggio. È un andata e ritorno con pollice, indice, medio, anulare, medio, indice. 1, 2, 3, 1, 2, 3, con questo tipo di ritmo. Al pollice sulla quinta corda e l'altro 1 per tornare indietro con l'anulare sulla seconda corda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, due volte così, quindi pollice sulla quinta, indice sulla quarta, medio per la terza corda e anulare per pizzicare la seconda corda e tornando indietro, medio sulla terza e indice sulla quarta. Questo è il tipo di arpeggio. Ripeto. Facciamo la seconda posizione tenendo tutte le dita ferme tranne l'uno, il dito 1 si sposta e va a premere il quarto tasto della sesta corda. Le altre rimangono lì dove sono e si fa lo stesso arpeggio, indice, medio, anulare non cambiano corda, mentre il pollice invece di suonare la quinta questa volta suonerà la sesta corda per prima. Dopodiché, fatto questo, abbiamo il barré sul terzo tasto premendo 6 corde e il dito 2 lo alziamo, quindi abbiamo il barré sul terzo tasto e il terzo dito e il quarto dito che rimangono lì sul quinto tasto della quarta e terza corda. Si fa lo stesso arpeggio cominciando ancora col pollice sulla sesta corda, quindi questo Sol. Quarto tasto della seconda corda, tutte le altre rimangono lì dove sono e con il pollice cominciando dalla quinta corda, quindi dal Do, si va verso il basso e si fanno tutte e 5 le corde suonando appunto l'accordo di Do minore. Abbiamo formato gradatamente l'accordo di Do minore. Lo ripeto. Thank you.
Alla prossima!